Ciao a tutti gli iscritti del canale di Stefano Maggi di YouTube e a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio dallo sciamano. Siamo qui con la nostra frutta di stagione perché anche in inverno, anche a novembre, pure se i kiwi non si sono fatti che l'anno scorso si sono ghiacciati, ci abbiamo i mandarini che ci regala il vicino che sembrano verdi ma sono dolcissimi. Ci sono i loti, i cachi, sia quelli normali sia i cachi mele, ci sono i melograni. In ogni stagione abbiamo frutta e verdura che possiamo piantare. E se volete piantare qualcosa all'orto, vi consiglio le cipolle perché guardate, le ho piantate a marzo-aprile scorso e sono ancora qui pronte. Le cipolle che non muoiono mai, scalogni, cipolle gialle, bianche, rosse. A noi che ci piace fare le paste, a noi che ci piace fare i soffritti, piantate tante cipolle. Ma andiamo a noi. Mi sono arrivate tutte le bollette insieme. Porca miseria, mi ha preso un colpo. Ma per me tutte le bollette insieme sono due bollette: l'acqua e la corrente. Perché io ho queste due bollette, acqua e corrente. Il resto vado a consumo. In che senso? Mo' vi spiego. Allora, l'acqua, vabbè, mi è arrivata la bolletta 30 euro, 10 euro al mese, onesto. Perché io tra l'altro pago solo l'acqua, non pago la fogna, perché qui non c'è la fogna. Abbiamo fatto tutto, ho dovuto fare tutto il lavoro a norma con la vasca IMOF, la subirrigazione, quindi con la stessa acqua che arriva mi c'è anche riirrigo il mio stesso terreno e ho il pozzo, annaffio col pozzo, quindi un domani potrei addirittura staccarmi del tutto dall'acqua e non pagare più la bolletta, ma per adesso la uso poco, 10 euro al mese ci si può stare, dai. La bolletta della corrente, nonostante i pannelli, è vero, però siamo in inverno. Vabbè, adesso non siamo in inverno, era la bolletta di settembre-ottobre, però due case da mandare avanti, lavatrici, condizionatori, pompe di calore e quant'altro, ma soprattutto la mia macchina elettrica. Io per almeno un terzo di questi 2 mesi ho avuto la mia macchina elettrica, quella era la mia benzina. Quindi 85 euro, poco più di 40 euro al mese, non è assolutamente niente. Ma perché io ho soltanto due bollette? Perché il resto, ad esempio il gas, io ne uso così poco perché ho la stufetta a legna per scaldarmi l'inverno. Quindi io ci dovrei avere la bolletta della legna, ma la legna non c'è la bolletta. Si compra o si rimedia. Io me la rimedio quando serve e quindi ecco lì che non ho la bolletta della legna. Quel poco gas che mi serve. Se non è che mi cucino sulla stufetta a legna, mi potrei cucinare sulla piastra a induzione, ancora non ce l'ho, ancora uso la stufetta a gas, ancora uso la cucina a gas, ma comunque uso 2-3 bombole l'anno. Sono 30, 45, meno di 50 kg di gas l'anno, perciò io li pago a consumo. Così come pago a consumo internet e il telefono. Ecco, è aumentato tutto, bisogna dire, negli ultimi anni, però avrete notato che almeno internet e il telefono è diminuito, spendiamo meno di quanto spendevamo anni fa. Io pure ho questa tariffa molto gagliarda con Veri, mi hanno offerto 200 giga, quindi io ho chiamate e SMS illimitati, e poi questi 200 giga li uso anche per il computer, quindi a casa non ho bisogno di linee telefoniche o di linee internet, altre bollette in meno risparmiate. Quindi alla fine, appunto, due bollette e tante cose da consumare. Un'altra cosa su cui potete risparmiare, a proposito della bolletta della corrente, perché tanti pagano, magari pagano tutti i mesi Netflix a chi piace, ma quanti di voi pagano il canone Rai? E magari manco se la guardano la TV, magari manco ce l'hanno la TV. Allora io so quasi 20 anni che non ho la TV, che non ho l'antenna. Basta che voi tutti dovete farlo tutti gli anni, mandate o una raccomandata pagando 5,16 euro, o se avete l'email PEC, mandate una PEC all'Agenzia delle Entrate a Torino e gli dite: guardate che io non ho il televisore. E in questo modo tutti i mesi, per 10 mesi, vi levano 9 euro ogni mese dalla bolletta della corrente, risparmiate 90 euro al mese. Ecco altri 90 euro. All'anno. 90 euro l'anno, ecco altri 90 euro l'anno di risparmi. Questo lo consiglio a tutti quelli che come me, oramai dato che c'è internet e c'è la TV on demand, che tu puoi chiedere cosa guardare, non ha senso la vecchia tecnologia della TV che aspetti e decidono loro cosa farti vedere e ti fanno pure vedere la pubblicità. A noi sta roba non ci piace, è inutile, sono soldi buttati, quindi non li paghiamo.
Perciò tutto a consumo, cercando di consumare il meno possibile, perché non solo per risparmiare, per una questione ecologica, perché ad esempio c'è una guerra con gli ucraini che sono attaccati dai russi e oltre che li stanno massacrando, stanno uccidendo un sacco di civili, stanno attaccando proprio le linee elettriche, quindi i poveri ucraini non hanno accesso alla corrente. Noi siamo così fortunati che la corrente ce l'abbiamo per qualsiasi stupidaggine ci serve. Però è aumentato un po' il costo, quindi usiamola con parsimonia, risparmiamola, risparmiamo tutte le risorse al massimo perché viviamo in un mondo con risorse limitate e il risparmio forse potrebbe essere una delle chiavi di svolta per il futuro. Io vi saluto per non far diventare troppo lungo questo filmato e vi mando un grosso abbraccio dallo sciamano dell'Orto Dio. Ciao!